L'obiettivo, l'ambizione che abbiamo, vedremo dove arriveremo, quello che riusciamo a muovere, è quello di ricreare in Italia lo spirito risorgimentale. Creare cioè un sentimento unitario rivolto alla difesa dell'unità d'Italia. Dell'unità d'Italia. È questo il tentativo che vorremmo fare. E da questo punto di vista non prendiamo una decisione rivolta a consolidare le barriere, le distinzioni, ma vorremmo aprire un dibattito con tutto il Paese e a questo punto in primo luogo con i nostri concittadini del centro e del nord Italia, per tentare di far prevalere la ragione, per fare in modo di non considerare chiuso il dibattito, per offrire un'occasione a tutti quanti di modificare qualcosa, di innovare qualcosa, di far crescere la capacità di ascolto. Referendum si può tranquillamente evitare. Se si cambiano parti importanti di un testo legislativo. Allora voglio dire che questa è l'ambizione che noi abbiamo questa sera. Far rivivere, se è possibile, lo spirito risorgimentale. O far rivivere quelle cose che hanno toccato tutte le famiglie d'Italia quando, penso alla Prima Guerra Mondiale, i nostri braccianti, i nostri giovani che non sapevano dove fosse il Veneto, il Friuli, il Piave, il Tagliamento, sono andati a morire nelle trincee del nord. In ogni piazza del nostro paese, al sud e al nord, abbiamo i cippi con i nomi dei giovani che sono caduti nelle trincee. Ora, se c'è una cosa deprimente di questi anni è che il dibattito sull'unità d'Italia, sull'autonomia, è diventato via via un dibattito contabile, non storico-politico, non ideale. La Campania ribadisce che per noi l'Italia è l'Italia soltanto se c'è in questo paese, c'è Milano, la sua cultura imprenditoriale, il suo spirito civico, se c'è Torino, se c'è il dinamismo economico-finanziario, ma l'Italia non è più l'Italia se non c'è Napoli, se non c'è il Sud, se non c'è un filone di umanesimo, se non c'è il senso della famiglia, se non c'è una condizione di vita che conosce la povertà, come dico io, non come concetto letterario, ma come condizione di vita. Allora noi vorremmo che rivivesse questa idea dell'Italia. Crediamo tutti quanti a questa idea del paese. Io credo che ci siano forze importanti anche nel nord, che credono all'unità d'Italia in termini sinceri, per tradizione familiare, per orientamento culturale. Bene, noi vorremmo parlare a queste forze, anche del centro-nord, per invitarle a ragionare, a riflettere in maniera pacata e sulla base di alcuni dati di fatto che si presentano come dati preoccupanti per l'Italia, oltre che per il Sud, determinare le condizioni per un approfondimento del dibattito e anche per innovazioni legislative tali da ripristinare un clima di unità nel nostro Paese e eliminare le cose che non vanno, e sono tante.